Travaglio e Via Naviglio a Cremona presto verranno abbattuti, secondo un'ordinanza della provincia, 40 esemplari di cloni di pioppo per motivi di sicurezza. Un altro piccolo polmone verde che scompare all'ombra del Torrazzo. La zona in cui si trovano, in parte di proprietà privata e in parte comunale, è classificata area boscata e verranno eseguiti dal Consorzio Forestale Padano e le piante interessate saranno quelle che riguardano i primi 10 metri dal cavo Cerca. Gli alberi abbattuti saranno sostituiti con essenze e arbusti di specie autoctone. Pare che ci sia quasi una lotta senza fine contro gli alberi. Qualsiasi pretesto viene buono per l'abbattimento. Mentre invece bisogna riuscire a capire che prima di tutto un albero che abbia 20 o 30 anni di vita non può avere lo stesso valore di un piccolo arbusto. Gli alberi hanno una forte importanza per quanto riguarda l'abbattimento delle polveri sottili. Servono per quanto riguarda la mitigazione dell'inquinamento acustico. D'estate contribuiscono a mantenere più bassa la temperatura. Quindi questi sono tutti motivi per cui è importantissimo che questa amministrazione, visto che si è insediata da poco, capisca che l'unico lavoro importante a tutti i livelli è quello di manutenzione ordinaria. Tagliare 40 piante di alto fusto in pieno vigore, tutte in un colpo, ha sicuramente un impatto che è forte. Tra le riflessioni una curiosità. Mi sono domandata se nei secoli passati ci fosse stata questa grande fretta di tagliare gli alberi, gli strumenti costruiti da Stradivari, Guarneri, Amati, come avrebbero potuto costruire i loro strumenti? E tutti questi tagli, questi abbattimenti producono comunque degli scarti, come vengono smaltiti? A voler pensar male, che forse si farà peccato ma spesso ci si indovina, tutto questo vigore in questi ultimi anni per quanto riguarda la manutenzione straordinaria del verde, che si risolve spesso e volentieri in abbattimenti più o meno giustificati, pare che così forse serve a dar da mangiare alla centrale a biomasse, che altri non è che un secondo inceneritore che abbiamo qui a Cremona.